quello che mi ha attratto al libro era come Romain Gary raccontava la storia e raccontava il mondo attraverso gli occhi di questo ragazzino di 12 anni. Dare al pubblico la possibilità di vedere il mondo attraverso gli occhi di un bambino è l'inizio dell'empatia e questo era molto importante per me. Ma è una storia molto ricca, è divertente, straziante, poetica e anche molto attuale. Parla della tolleranza, del perdono e del potere dell'amore. Tutte cose di cui abbiamo disperatamente bisogno di questi tempi. Sei bella, Sofia. Sempre bella. Nella mia carriera ho sempre cercato di interpretare ruoli di donne forti. Madame Rosat rappresenta tutto quello che una donna è: dura, fragile, divertente, emozionante. È tutto quello che ho sempre voluto portare sullo schermo. Sofia, mamma mia, una grandissima attrice, ma proprio, è proprio una bellissima, bravissima donna. Io voglio bene, lo voglio tantissimo bene. La prima volta che siamo visti, lei si è messa subito a piangere a vedermi. E io ho trattenuto perché che se vedo una persona piangere per me, dopo mi metto a piangere pure io, sono fatto così. Dove andiamo? La cammina. Questa è la terza volta che lavoro con mio figlio. Io amo lavorare con lui, mi dà forza, sicurezza e non demorde fino a che non gli do il mio meglio. Lo sguardo un pochino più giù, mamma, prova. Ecco, là. Mia madre è una persona che vuole sempre crescere nel suo arte e si vuole sempre mettere in gioco e affronta ogni esperienza veramente come se fosse la prima, il che vuol dire che niente è scontato, tutto è accurato, tutto è studiato, tutto è sentito dal più profondo del suo cuore. Il film racconta la storia di amicizia e amore tra Madame Rosa, che è una vecchia prostituta in pensione, e Momo, che è questo immigrato di strada. La signora, Madame Rosa, mantiene questo nido per bambini di altre prostitute, per fare quadrare un po' i conti. E un giorno le viene chiesto di prendersi cura di questo ragazzo, molto difficile, molto molto prepotente. E tutto separa Momo e Madame Rosa, la razza, le generazioni e la religione. E questo telefono da dove viene? Dove l'hai rubato? Dammelo. Dammelo, ho detto. Me lo sono guadagnato spacciando. Se non ci sta bene, vattene a fanculo. Momo! Mamma! Lascia perdere. Non serve a niente. Uno dei temi di questo film è la famiglia e cosa significa avere e far parte di una casa. La famiglia e la casa sono concetti che non sono definiti da dove sei nato e da chi ti ha dato la vita, ma piuttosto da dove ognuno di noi trova quelle persone che ci amano profondamente e incondizionatamente.